Si parla molto spesso di profittabilità del proprio business, ma che cosa vuol dire esattamente? All'interno del mondo del digital marketing spesso si fa confusione tra tutte le metriche che dobbiamo considerare quando si tratta di supportare un business o il nostro, quello di un nostro cliente, di un altro brand, a crescere. Ecco, nello specifico nel mondo dell'e-commerce, se ci guardiamo in giro, i social media, tutti i vari canali, le persone tendono a parlare dei risultati che sono riuscite a raggiungere in termini di fatturato e molto meno spesso fanno invece riferimento a ciò che davvero conta, ovvero i risultati raggiunti a livello di profitti. Ora, all'interno di questo video voglio condividere una risorsa, un documento che io molto spesso utilizzo per calcolare appunto il livello di profittabilità delle attività di marketing, delle strategie all'interno di tutti i vari canali che vengono condotte soprattutto all'interno dei business e-commerce per raggiungere appunto la profittabilità. Il documento è strutturato in tre sezioni principali. La prima sezione è quella degli input, all'interno del quale inseriremo tutte le informazioni che sono fondamentali per calcolare appunto la profittabilità, per esempio i costi principali che il business deve sostenere da tutti i punti di vista e non soltanto quelli di advertising, il volume di fatturato che viene raggiunto nell'unità di tempo da parte dei business e tutta una serie di altre informazioni fondamentali per poi calcolare l'output, ovvero gli insight, quello che ci possiamo aspettare a livello di pianificazione in termini di risultati da parte del business stesso. E poi una seconda parte che invece trasforma questi input in insight, ovvero semplicemente informazioni legate sia al gross profit sia ai profitti netti sia altre informazioni legate alla pianificazione, alla stima dei risultati che potremmo riuscire a ottenere, il tutto condito da ulteriori benchmark, ovvero punti di riferimento, diciamo così, numerici, che possono rappresentare dei risultati considerati più o meno buoni all'interno di determinate categorie di business. Questo semplicemente per avere appunto un punto di riferimento e riuscire a capire se i risultati che stiamo raggiungendo oggi sono allineati più o meno con la media dei risultati del mercato di riferimento, appunto. Ora a schermo condiviso ti faccio vedere esattamente come questo documento è strutturato e come puoi utilizzarlo anche tu nel caso in cui tu lo voglia applicare ai tuoi progetti. Ora a schermo condiviso voglio farti vedere in questo documento come possiamo arrivare a calcolare la profittabilità di un determinato business o un progetto su cui stiamo lavorando. Questo è un calcolatore che si basa su determinati input, si chiama Profitability Calculator e sostanzialmente fa dei calcoli per noi nel momento in cui inseriamo degli input. C'è una mini guida di istruzioni che dobbiamo seguire per inserire tutte le informazioni, per esempio step 1, inserire le informazioni, i numeri all'interno delle celle gialle, step 2, andarsi a leggere la descrizione, le istruzioni per ognuno dei campi e i dettagli sono in colonna E, sono in inglese per semplicità perché questo è un documento che sto utilizzando per lavoro per alcuni clienti, e step numero 3, possiamo andare a rivedere lo stato di salute del nostro e-commerce e gli obiettivi all'interno di questa sezione che andremo a vedere in pochi minuti. Ora, ti voglio far vedere perché è importante dal mio punto di vista fare questo calcolo per la maggior parte dei progetti su cui lavoriamo, proprio per evitare di cadere all'interno di quella famosa trappola che si chiama ROAS, nel senso che moltissime campagne vengono ottimizzate per il ritorno sulla spesa pubblicitaria, quando in realtà avere un ROAS alto non vuol dire necessariamente avere una profittabilità alta del business. Il motivo è molto semplice, viene spiegato all'interno appunto di questo schemino, di questo calcolatore, ce ne renderemo conto, perché molto spesso i costi che dobbiamo sostenere come business per creare il prodotto, spedirlo, venderlo e tutta la scontistica e le promozioni che ci stanno dietro, molto spesso vanno a mangiarsi quelli che sono i margini di profitto che invece i business vorrebbero ottenere appunto con la loro attività promozionale. E quindi avere un ROAS molto alto che fa riferimento al fatturato e non fa riferimento ai profitti è un dato ingannevole, perché non ci fa capire se le nostre campagne effettivamente stanno aiutando il business a crescere oppure no. Il business cresce se i profitti crescono, non soltanto se il fatturato cresce, perché il fatturato potrebbe crescere avendo dei margini pari a zero e quindi noi stiamo sostanzialmente bruciando soldi. E quindi sapere esattamente qual è il margine di profitto che noi abbiamo, quindi qual è lo spazio che abbiamo in termini di investimenti e in termini di campagne, ci fa prendere le giuste misure in termini di quanto dobbiamo investire all'interno delle singole campagne, quanto ci possiamo permettere di investire all'interno delle singole campagne e soprattutto che tipo di strategie, di incentivi e di offerte possiamo decidere di utilizzare all'interno appunto delle nostre attività di marketing. Esempio
molto basico, se i nostri profitti sono estremamente bassi, dovremmo decidere probabilmente di rivedere la nostra strategia promozionale di scontistica e di incentivi, spostarci più che altro su incentivi che non costano così tanto al business in termini di costi e soprattutto cercare di incrementare l'ordine medio, il carrello medio, l'average order value, andando a implementare tutta una serie di strategie che puoi trovare all'interno di un altro video che ti lascerò in descrizione, che parla proprio di questo. Come incrementare average order value, come incrementare i profitti del business in generale senza necessariamente andare a erodere i costi. All'interno di quel video in particolare faccio riferimento a tutte le strategie che si possono utilizzare per incrementare il valore per utente e faccio riferimento alle leve principali che possono essere utilizzate proprio a questo fine, quindi la frequenza di acquisto, l'average order value e la customer retention rate. Ti rimando a quel video per approfondire le strategie specifiche. Ora, all'interno di questo calcolatore noi possiamo fare determinate cose. Il calcolatore è diviso, come ho già detto, in tre sezioni specifiche. Nella prima sezione, che si chiama input, andiamo ad inserire tutta una serie di informazioni legate ai valori medi per mese del nostro fatturato e di tutti i nostri costi. Divideremo i costi tra i costi legati ai prodotti venduti, ai costi legati alla vendita vera e propria, le spese legate al marketing, agli uffici, allo staff, quindi ai nostri dipendenti e quant'altro, e poi andremo a vedere se abbiamo altri costi legati per esempio a delle membership, delle subscription, delle app che stiamo utilizzando su Shopify, eccetera eccetera, per capire esattamente quali sono i costi totali che su base mensile dobbiamo sostenere e quindi quale deve essere il fatturato totale che dobbiamo al minimo raggiungere ogni mese per coprire i costi, le cosiddette break even revenue. Una volta fatto questo calcolo ci sposteremo sulla colonna G, quindi lo step numero 3. Nello step 2, come ho già detto, ci sono semplicemente delle istruzioni per leggere questi campi, andremo a capire quali sono gli insight e cosa abbiamo imparato da questi calcoli. Andremo a vedere qual è effettivamente il nostro utile lordo, quindi il gross profit, quali sono i nostri utili netti prima della tassazione, qual è la percentuale di marketing budget, quindi di spese per marketing che noi stiamo allocando rispetto al totale del fatturato, la famosa marketing efficiency ratio, quindi il rapporto tra il fatturato che noi generiamo attraverso tutte le nostre attività e i costi che dobbiamo sostenere a livello di marketing, il costo per vendita e il costo per acquisizione di un singolo cliente. Gli input partono dalla colonna B. La colonna B inserisce sia le revenue sia i costi. Ora, le revenue fanno riferimento al fatturato. Io sono andato a prendere i numeri medi mensili considerando il periodo che va da novembre a ottobre. Quindi queste sono le revenue mensili, quindi il fatturato mensile. Lo possiamo prendere o da Shopify, oppure se abbiamo appunto Shopify come la nostra piattaforma e-commerce, oppure li possiamo andare a prendere dai nostri report interni. Ora andiamo a vedere in colonna B quali sono tutti i dati che dobbiamo tenere in considerazione per fare questi calcoli. Allora partiamo con la prima riga. Innanzitutto questi dati, questi numeri, sono su base mensile e sono una media che ho preso nel periodo novembre-ottobre dell'anno precedente. In questo caso possiamo calcolare dei numeri medi che tengono anche in considerazione delle fluttuazioni tra i vari mesi. Ci sono mesi, ovviamente, per esempio alla fine dell'anno, in cui fattureremo di più, avremo costi di un certo tipo, e poi altri mesi in cui semplicemente avremo delle medie differenti. Ma la cosa importante è cercare di capire a livello annuale qual è più o meno la media che dobbiamo tenere in considerazione per poter appunto calcolare la nostra profittabilità. Il primo punto riguarda le revenue, quindi il fatturato. Abbiamo messo un fatturato medio mensile, in questo caso si tratta di più di $200,000 al mese. La seconda voce riguarda invece il fatturato tenendo conto delle spese che riguardano l'IVA, che appunto in Australia si chiama GST. Dopodiché abbiamo incluso anche il costo che abbiamo dovuto sostenere in termini di sconti mensili. Questo è importantissimo. Questi due numeri in particolare li abbiamo presi da dati interni, da report interni del brand con cui sto collaborando, proprio perché altrimenti Shopify ci darebbe il totale del fatturato incluso però degli sconti, quindi non sappiamo esattamente, o comunque non possiamo calcolare con la stessa facilità, quanto effettivamente gli sconti pesino sul totale dei costi e quindi quanto margine potenzialmente potremmo recuperare se scontassimo di meno, e te lo faccio vedere in un secondo. Poi abbiamo il valore dei resi e poi possiamo finalmente calcolare qual è il fatturato netto, che viene calcolato come il totale delle revenue meno
gli sconti, appunto. E quindi questo è il numero che dal nostro punto di vista conta di più, perché appunto tiene in considerazione di quello che abbiamo dovuto sostenere, di costi che abbiamo dovuto sostenere a livello di scontistica. Dopodiché avremo tutta una serie di costi, costo che viene derivato a livello di pagamento da PayPal, il costo che viene sostenuto perché Shopify ce lo carica ogni volta che entrano degli ordini, il costo di spedizione, che sono queste due voci, i costi eventuali di packaging, che nel nostro caso sono assorbiti dal costo del personale, e poi soprattutto i costi di produzione del prodotto vero e proprio su base mensile, e che poi potremmo andare a calcolare anche come una percentuale totale del nostro net revenue, quindi del nostro fatturato netto. Molto spesso questo numero varia tra il 20 e il 30%, dipende molto dai vari business, in questo caso il 22%. Ora, a questo punto poi noi sapremo anche quali sono, qual è il volume di ordini mensili che andiamo a tracciare su Shopify, che nel nostro caso è 2089, e sapremo anche qual è il valore medio dell'ordine, che nel nostro caso è 85. Una volta che abbiamo tutte queste informazioni, potremo andarci a calcolare innanzitutto il totale dei costi legati appunto al prodotto stesso, che appunto è la somma di tutte queste aree in grigio che ho appena nominato. E poi potremo andare a calcolare qual è stato effettivamente il famoso gross profit, quindi l'utile lordo, che viene calcolato come sostanzialmente il fatturato netto meno tutti gli altri costi che abbiamo dovuto sostenere. E questo sarà l'utile lordo, che è fondamentale da sapere, perché quando poi lo metteremo in proporzione, lo metteremo a paragone con quello che è il nostro fatturato netto, quindi faremo utile lordo diviso il nostro fatturato netto, riusciamo a capire che percentuale di utile lordo abbiamo. Questa percentuale in teoria dovrebbe essere idealmente intorno al 70%, perché il business possa essere considerato come in salute, ed è per questo che quando andiamo a giocare con gli sconti ci rendiamo immediatamente conto di quello che è il rapporto tra appunto il gross profit e il net revenue, quindi tra l'utile lordo e il fatturato netto. Se noi per esempio portassimo a zero per un secondo la nostra scontistica, ecco che, per assurdo, ovviamente un calcolo che non ha senso fare in questo caso, perché ovviamente cambierebbe tutta una serie di logiche anche a livello di fatturato, ma in ogni caso se lo portassimo a zero, improvvisamente questo numero salirebbe parecchio, ok? Quindi è importante tenere in considerazione che tipo di impatto possono avere gli sconti su tutto ciò che avviene dopo la vendita, e soprattutto sulla profittabilità del business. Una volta chiusa questa parte, che ha a che fare con le vendite, con i costi legati al prodotto vero e proprio, avremo delle altre sezioni che hanno a che fare invece con altre spese, quindi le spese in generale della nostra azienda che dobbiamo sostenere come azienda, macchine e la rent, quindi quello che dobbiamo pagare a livello di uffici su base mensile, quindi il nostro affitto, le assicurazioni, l'elettricità, eventuali spese di viaggio, internet, i nostri legali, il nostro team di accounting, eccetera. E poi soprattutto dovremo andare a calcolare i nostri costi di marketing, perché i nostri costi di marketing sono quelli che poi avranno un impatto molto importante su quella che è la profittabilità del nostro business. Quando calcoliamo il marketing budget, o le marketing expenses, forse è meglio chiamarle così, noi andremo a capire esattamente quanto stiamo investendo sul marketing, e qui possiamo includere tutta una serie di voci. La spesa pubblicitaria a livello di paid media, in questo caso su base mensile di media, è circa $42,000. Poi le fee della agency, eventualmente se dobbiamo pagare dei freelancer, un'agency esterna, che in questo caso nel business è $7,000, e poi altri costi di marketing, che possono essere il budget per gli influencer, il budget per altre ad che non siano necessariamente digitali, il budget che dobbiamo pagare per la produzione delle creatività, il budget che dobbiamo eventualmente pagare per dei fornitori che ci aiutano col supporto, con lo sviluppo del nostro sito e quant'altro. A questo punto avremo il totale delle nostre spese di marketing, che ammontano, quando le compariamo al nostro fatturato netto, a circa in questo caso il 27%. Il target qua dovrebbe essere intorno al 20%, dovremmo cercare di stare intorno al 20%, perché questa è di solito considerata come una ratio, quindi un rapporto molto molto sano. In questo caso il 27%, quindi stiamo spendendo in rapporto al nostro fatturato netto abbastanza. E poi da ultimo abbiamo delle altre
spese che possono essere le membership, le subscription, come per esempio le Shopify fees, quindi quanto paghiamo per appunto tenere il nostro sito su Shopify, quanto paghiamo a livello di Shopify app su base mensile, quanto paghiamo per strumenti e servizi esterni, come per esempio nel nostro caso Yotpo, che ha a che fare con le reviews, con il loyalty program e tutta una serie di altre cose, e quanto paghiamo per il nostro email provider, che in questo caso è Klaviyo. E quindi tutti questi altri costi contribuiscono ovviamente alle spese totali. Ora, se ritorniamo in questa sezione qui, vediamo che oltre a tutte le spese legate al nostro business, avremo anche calcolato il totale delle spese a livello di membership, quindi quello che abbiamo visto qua sotto, il totale delle spese di marketing, che è $49,000 in questo caso al mese, e l'abbiamo messo qua, il totale di altri costi che sono legati al business, ai siti, al sito stesso e quant'altro, e a questo punto avremo il totale delle nostre spese. Ora, finalmente siamo pronti a calcolare il profitto netto, perché abbiamo il totale dei costi. Il profitto netto prima della tassazione può essere calcolato come C30, che nel nostro caso quindi è l'utile lordo, meno, quindi quello che abbiamo calcolato poco fa, sottraendo appunto al fatturato netto anche i costi legati appunto alla vendita vera e propria, a tutte le altre spese che abbiamo appena visto. Quindi questa sottrazione ci dà il profitto netto prima della tassazione. E poi abbiamo questa metrica che si chiama net profit before tax, che è circa del 31% in questo caso, e non è altro che il rapporto tra il profitto netto prima della tassazione, con il numero che abbiamo calcolato qua, e il fatturato netto che abbiamo visto precedentemente. Questo rapporto dovrebbe essere almeno intorno al 25%, nel nostro caso qua è circa il 31%, quindi è piuttosto sano, anche se dipende molto dall'industria, dal brand, dal business in generale, ma in questo caso è abbastanza positivo, e questo ci fa capire se possiamo investire di più a livello di advertising, di strategia su business in generale, o se invece la nostra profittabilità è troppo bassa per essere sostenibile a livello appunto di crescita del business vero e proprio. Una volta che abbiamo tutti questi numeri, possiamo spostarci in questa sezione. Questa sezione degli insight possiamo andare a vedere esattamente appunto queste metriche fondamentali e questi benchmark che abbiamo visto. Abbiamo in questo caso la nostra performance per ognuna di queste voci, quindi il gross profit, quindi utile lordo, il net profit, quindi il profitto netto, il nostro marketing budget rispetto al totale del fatturato, la nostra marketing efficiency ratio, il nostro costo per vendita, il nostro costo per acquisizione del nostro cliente. E poi abbiamo dei target che in teoria vogliamo rispettare per capire appunto se il nostro business è in una condizione buona oppure no, è in salute oppure no, e quindi può essere migliorato a livello di profittabilità. E poi qua abbiamo la percentuale rispetto al target, quindi se lo stiamo raggiungendo oppure se ci siamo lontani. Come possiamo vedere, in questo caso messi abbastanza bene, anche se dovremmo in realtà migliorare in qualche modo. A questo punto quindi sappiamo, per fare un recap totale, che il nostro gross profit, quindi il nostro utile lordo, è circa il 60% rispetto al nostro fatturato netto, e quando il target in realtà è circa il 70%, quindi siamo soltanto all'85% del nostro target, dovremmo migliorarlo. Il nostro net profit è circa del 31% quando il target era 25%, quindi siamo sicuramente sopra, quindi stiamo facendo abbastanza bene. A livello di marketing budget stiamo spendendo circa il 27% del nostro fatturato netto, e quindi quando il target è circa il 20%, quindi stiamo spendendo un po' troppo, quindi siamo sopra il nostro target, e in questo caso non è una cosa positiva, perché vogliamo mantenere i costi per appunto gestire meglio la nostra profittabilità. A livello di marketing efficiency ratio, quindi il rapporto tra sostanzialmente le revenue che generiamo, il fatturato che generiamo e i costi che dobbiamo sostenere, siamo a circa 3.69, quando il target a livello di business che abbiamo settato era circa 4.5, e quindi siamo all'80%, 82% circa rispetto al nostro target, e quindi dovremo sicuramente migliorare da questo punto di vista, anche se ovviamente il punto di partenza non è per niente male. Il costo per vendita, per ogni vendita, quindi semplicemente dividendo le revenue, il fatturato che abbiamo, per il numero totale di vendite che abbiamo fatto, è di circa $23, e il nostro target era $35, e quindi stiamo quasi arrivando al target. E poi abbiamo il customer acquisition cost, che viene calcolato come il costo per vendita sommato al costo per vendita per il numero di returning customer. Questo è fondamentale, perché dobbiamo calcolare quanto effettivamente ci costa acquisire un cliente nuovo e non un cliente già esistente. Questo lo andiamo a calcolare attraverso i numeri che ci dà Shopify in questo caso, e che ci fa sapere, tra tutte le varie metriche, anche qual è il returning customer rate, che è circa del 46%, e quindi in questo modo possiamo andarci a calcolare effettivamente una media molto grande,
qual è il costo per acquisizione di un nuovo cliente, quindi che ripeto è dato da il costo per vendita più il costo di acquisizione di un cliente esistente. Quindi se lo andiamo a coprire scopriremo che in questo caso il customer acquisition cost è di circa $34. A questo punto abbiamo tutte le nostre metriche e sapremo esattamente quanto siamo distanti dal nostro target e che cosa dovremmo migliorare per migliorare appunto la profittabilità del nostro business. Più miglioriamo queste metriche più potremo espanderci, più potremo investire a livello di business. A questo punto in questa sezione qui abbiamo la visibilità rispetto ai target per arrivare al break-even point, che ripeto, il break-even point significa semplicemente capire come arrivare a coprire i nostri costi totali di business attraverso il nostro fatturato. Abbiamo questo numero, lo abbiamo calcolato qua. Qui ci fa capire esattamente a livello giornaliero, a livello mensile, quanti ordini, quindi quanti vendite dobbiamo fare e soprattutto a livello di valore, quindi di fatturato, di vendite vere e proprie, a livello di dollari, quanto dovremmo fare. E qui nel delta noi sappiamo esattamente se stiamo facendo bene oppure no. Qui nel nostro caso abbiamo un delta di 21, un delta positivo di 21 e su base giornaliera e un delta positivo su base mensile di 622. Quindi in questo caso semplicemente stiamo facendo molto bene anche a livello di valore, quindi a livello di fatturato. Questo, se fosse rosso, ci direbbe se effettivamente siamo lontani dal numero di vendite che dovremmo fare per coprire i nostri costi o su base giornaliera o su base mensile, e poi ci direbbe appunto se a livello di fatturato su base giornaliera o su base mensile dovremmo generare di più rispetto a quello che stiamo effettivamente generando. Nel nostro caso è un numero positivo. E poi a livello di target di profitti netti, che nel nostro caso abbiamo detto essere 25%, ma che in realtà potrebbe essere di più, dipende molto dai business, perché il 25% è un medione generale. Infatti nel nostro caso siamo appena in una situazione di, diciamo, relativa tranquillità, perché abbiamo raggiunto un net profit prima delle tasse di circa 31%, quindi un profitto netto del 31%, che è abbastanza positivo, ma non ci consente di scalare in maniera aggressiva. In ogni caso, all'interno di questa tabellina sappiamo esattamente quali sono il numero di ordini giornalieri o mensili che dobbiamo generare per ottenere un net profit che sia intorno al 25% e che fatturato dobbiamo ottenere su base giornaliera e su base mensile per ottenere appunto lo stesso risultato. All'interno di queste colonne KL abbiamo il delta, cioè la differenza tra quello che stiamo generando effettivamente e quello che dovremmo generare o su base giornaliera o su base mensile. E questo ci dice, per esempio, che stiamo generando 9 ordini medi mensili sopra quello che dovrebbe essere il nostro target per raggiungere il target di net profit del 25%, ed è appunto per questo che abbiamo un net profit che è più alto, intorno al 31%. Bene, spero di essermi spiegato nella maniera più chiara possibile. Fammi sapere se hai qualche domanda rispetto a questa struttura, a questa logica, soprattutto su come calcolare tutte queste metriche. Fammi sapere nei commenti se hai domande specifiche, se vuoi che io approfondisca qualche aspetto specifico, e ti ricordo che puoi avere accesso a questo documento. Se vuoi avere una copia di questo modello, di questo calcolatore, fammi sapere nei commenti e ti mando il link. Bene, spero che questo approccio e questa struttura ti sia stata utile per riuscire a calcolare quelli che possono essere i risultati che potresti riuscire a raggiungere attraverso le strategie applicate al tuo business o a quello dei tuoi clienti. Ti ricordo che se ti interessano argomenti legati al marketing, alla comunicazione, alla psicologia del consumo, ti puoi iscrivere a questo canale o farti un giro sul mio sito indieproductivity.com. Ho anche una newsletter all'interno della quale ogni mese condivido tutti i contenuti che o creo o trovo in giro per internet. Se hai altri argomenti che ti piacerebbe approfondire, fammelo sapere nei commenti. Proverò a farci un video dedicato. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!